un'idea che possa venire in campo da parte di esponenti del mio stesso partito, un modello di partito senza gli iscritti. Ecco, io un partito senza gli iscritti lo considero la stregua di una democrazia senza le elezioni, cioè qualcosa che non esiste in natura, che non ha senso. Io penso invece che noi dobbiamo investire sugli iscritti a questo partito e anche moltiplicarli nel numero, ma investire significa che, per esempio, i centri della discussione, della elaborazione e anche della decisione, tu li devi ripensare. Non è soltanto il fatto di dire genericamente investiamo sui nostri circoli, una quota del finanziamento, della raccolta dei fondi, delle risorse, lasciamo che rimangano sul territorio. Se vuoi dei circoli aperti, se vuoi una rete di circoli, sono migliaia, aperti anche alla presenza di quella rete di associazioni, di forze vitali del territorio, della società, dell'economia, a cui mi riferivo prima. Beh, insomma, per essere concreti, bisogna che qualcuno paghi l'affitto se la sede non è di tua proprietà. E devi pagare la bolletta della luce, anche la bolletta del telefono, devi garantire le risorse per fare la politica che pensi di dovere e di poter fare.